casa finalmente. Amore, non facciamo troppo chiasso, papà starà dormendo. Mi è sempre piaciuto stuzzicare le persone mentre dormono. Vado a preparare i vestiti per la scuola, mamma, così domani faccio colazione con più calma. Allora, 6.30 sveglia, 7.45 scuola, 10.30, 14 allenamento, 14.30, 16 scuola, 17.20 allenamento, 21.23 compiti. Perfetto. Buongiorno, amore mio. Ciao, papà. Ciao. Vedete di non coccolarvi troppo, se no facciamo tardi a scuola. Come sta la mia bambolona? Benissimo, ciccio mio, come le guanciotte che hai. Se potessero parlare le mie guanciotte. Cosa sono i compiti di scuola? No, cioè, volevo dire, sì, diciamo che in assenza di pianificazione la legge della giungla prevarrebbe sulle nostre vite senza pietà. Devi dirmi qualcosa di importante, ciccio mio. Amore mio, noi ti amiamo tantissimo. La cosa più importante è l'amore fra te, me e mamma. Il resto non conta niente. Ricordatelo. Cos'è sta roba? No. Quella è la mia ultima creazione, papà. No. Ti piace? No, queste cacche mollicce di dosso. Oggi c'è palestra, che palle! Rebecca, non ho più voglia di sentire le tue paranoie ogni volta che ti devi mettere una tuta, chiaro? Ma io, nello sport, non sono una campionessa come te. Rebecca, non è vero invece, sei bravissima, devi essere solo più sicura di te stessa e vedrai che diventerai molto più brava. Ti ho fatto un regalo. Che regalo? Panino di pane di segale e tonno. Mi ho pianificato anche una scheda di esercizi da fare durante l'intervallo. Gioia, domani puoi metterci anche la mozzarella? Questo l'ho fatto per Lolly. Wow! Ci vediamo dopo in pista, ok Gioia? Ciao! Ok. Ciao, Gioia. Lolly! Sei pronta per gli allenamenti, tesoro? Mi devi dire qualcosa? Ecco qui. Puzzacchia un po', però il colore è venuto bene. Ma no, dai, è un odore sopportabile. L'ho fatto l'altra sera mentre mi facevo il bagno e mamma mi interrogava sui sumeri, seduta sul water, come fa sempre. Sei una ragazzina davvero speciale, lo sai? Sono come tutte le altre ragazzine, Lolly. Ah, comunque, ne farò degli altri e li venderò ad 1 euro. Allora voglio essere la prima a comprare un tuo slime. Ah, per te è gratuito. Grazie, allora. Prego. Tua cugina Ginevra mi ha detto che ti sta aspettando in pista. Vuole sfidarti. Non gli conviene.
Buongiorno, maestra Letizia. Ciao, Gioia. Tutto bene? Sì, grazie. Scommetto che vuoi essere aggiornata sui capitoli di storia che stamane non sei riuscita a seguire a causa dei tuoi allenamenti. Hai indovinato? Maestra Letizia, lei quest'anno merita proprio di essere promossa, sa? Siediti, così iniziamo subito a ripassare, dai. Allora, siamo arrivati esattamente al capitolo 3, pagina 47. Ok, grazie mille. Mi diverto, più mi alleno, più miglioro, più mi diverto. I Sumeri sono considerati la prima civiltà urbana insieme a quella dell'Antico Egitto. Si trattava di un'etnia della Mesopotamia, autoctona stanziatasi da quel tempo fino all'ascesa di Babilonia, giusto? Perfetto! Yeah! Monica, ma la stai facendo ancora ripassare? È quasi mezzanotte. Si è allenata tutto il giorno. Amore, lo so, ma domani è una verifica. E poi cosa vuoi farci? Hai una figlia innamorata dei Sumeri. Ciccio mio, la mamma ha ragione. Non vorrei mai essere una campionessa ignorante incapace di esprimermi. Never. Ok, mi arrendo. Meglio i Sumeri che lo slime. I Sumeri erano una popolazione di stirpe semitica e non furono né il primo e né l'unico popolo ad abitare le terre tra il Tigri e l'Eufrate, giusto? E vai! Questa sarà la nostra Bibbia. Non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Pietro Mennea. Non conosco questo poeta, ma devo ammettere che è davvero bravo. Ma Pietro Mennea non è un poeta, è uno dei più grandi campioni dell'atletica italiana. Oddio, che figuraccia che ho fatto! Thank you.
la prima cosa che mi viene in mente quando penso a mia figlia? Era una vera combattente. Mi diceva sempre che per pattinare bene bisogna sentire tua la musica, ti deve appartenere. Si prendeva la responsabilità delle sconfitte e i meriti delle vittorie. Diceva sempre: mamma, le coppe si vincono in allenamento, alla gara si vanno solo a ritirare. Preservava nel suo cuore una frase che dice: quando lo vedi nella tua mente, ce l'hai a portata di mano. Pattinava con il cuore, come qualsiasi cosa lei decidesse di fare. Metteva il cuore anche nel suo rapporto con la cugina Ginevra. Erano uguali, due guerriere, due mentalità vincenti. Ginevra c'era sempre per lei. Erano cugine, amiche, sorelle. Era un legame unico e inimitabile. Neppure la morte poteva spezzarlo. Io lo immaginate così, in quel maledetto 27 ottobre 2017, per mano, che se ne andavano e che si giravano verso di noi, sorridenti per salutarci e per dirci che non ci avrebbero mai abbandonati. Di allenare Gioia. Davvero un piacere, bellissimo averla sul ghiaccio, una piccola atleta, piccolissima, ma con tantissima voglia di imparare, con tanto talento, con tanta determinazione e disciplina. Lavoravamo tutti i giorni su quel doppio axel, quel salto che lei voleva a tutti i costi riuscire a fare, quel salto così difficile, e alla fine ci è riuscita, con grande felicità di tutti noi. Era bellissimo insegnare a Gioia. Era una ragazzina veramente speciale, sempre molto attenta, cercava di imparare il più possibile da te. Era molto silenziosa, aveva degli obiettivi molto chiari e molto precisi, nonostante la sua giovane età. Aveva un atteggiamento da adulta, da professionista. Era una bellissima pattinatrice. Nella vita quotidiana, invece, fuori, al di fuori degli allenamenti, era veramente simpatica, buffa, divertente, ironica. Era piena di amici. Tutti noi l'amavamo molto. E ci mancherà tanto.